Una prima annotazione, perché mi è stata fatta la domanda. Allora, qualunque prodotto matriciale che mi arriva alla matrice, questo è un prodotto matriciale che mi arriva alla matrice 1 per 1, 1 per n, n per n, n per 1. Qualunque prodotto matriciale che arriva alla matrice 1 per 1, matrice 1 per 1 è un numero. In questo caso è un numero complesso. Se fosse, se fossimo su Rn sarebbe un numero reale, ma comunque non è che c'è molta differenza. Quello che conta è che se io un numero lo traspongo rimane uguale. È giusto? Quindi questo numero, questo stesso numero, lo posso scrivere anche come il trasposto si fa da destra verso sinistra. Quindi si fa, se lo fai il trasposto di tutto quanto, viene il trasposto di A per il trasposto di A per zeta coniugato. Allora, un altro modo di vedere quella cosa di sotto. Io prima sopra ho fatto V scalare W, V è mediano W. Sotto ho fatto W è mediano V. Quindi con W è mediano V mi viene trasposto di eta coniugato a sinistra per A per zeta a destra. Quando faccio il trasposto, viene trasposto di zeta a sinistra senza il coniugato. Trasposto di A per eta coniugato a destra. Quindi potete farlo anche così. Perché non veniva la stessa cosa di prima? Perché qua non viene il coniugato viene a destra? Perché per il semplice fatto che in questa espressione io ho messo, qua ho messo H a sinistra e K a destra, qua ho messo K a sinistra e H a destra, quindi ho sviluppato la somma in un altro modo, ho messo la somma su K esterna, sempre, però la somma su K era la somma di sinistra, è chiaro? Questo è il motivo. Oppure se preferite mettete H e K uguali come prima, però qua ci mettere la somma su H, zeta H, e poi ci mette eta coniugato K internamente. Sono questione di preferenze. Comunque è tutto corretto. Ok. Oh, adesso io voglio soltanto allora, vi ricordo che se A è una matrice Cn per n in i suoi autovalori, sono tutti e soli, tutte e sole le radici di determinante di A meno lambda I. Questo è il polinomio caratteristico della matrice. Le radici significa le soluzioni di determinante di A meno lambda I uguale a 0. Okay. La matrice A valori complessi, la sto interpretando. Allora, se vi ricordate, quello che io ho detto per quanto riguarda le applicazioni lineari e le matrici associate, se ci fate caso, mi pare di averlo detto correttamente all'epoca, ci ho messo K, non ci ho messo R o C, perché vale sia su R che su C. Sui prodotti scalari, prodotti ermitiani, ho aspettato perché che ci potevamo capire qualcosa meglio, perché l'ho scritto direttamente per un prodotto ermitiano. Quando parliamo invece di prodotto scalare, dobbiamo interpretare tutta la stessa cosa senza nessun coniugato. Il resto rimane tutto. Invece, per quanto riguarda le... avevamo già incontrato un problema. Un problema era che gli autovalori erano quei, gli scalari lambda, tale che esisteva V, tale che a V era uguale a lambda V. Ora, secondo questa definizione, per le matrici reali, se l'autovalore era complesso, diciamo, se la radice del polinomio caratteristico era complesso, non erano autovalori, perché non c'era un vettore reale, si chiama n, tale che... Però c'è lo stesso se la matrice la interpreti come, anche se è reale, la puoi sempre interpretare come matrice con entrate complesse, cioè come matrice
che corrisponde all'applicazione lineare a CN in CN. Nel senso che in quel caso lato valore sarà complesso e lato vettore sarà complesso. Quindi interpretandola in questo modo, perché anche una matrice reale n per n è sempre una matrice di cn per n, no? R è contenuto in G. Allora, gli autovalori sono tutte sole le radici del polinomio caratteristico, no? Perché un certo sistema lineare aveva rango non massimo, quindi aveva una soluzione non nulla, se e solo se il determinante della matrice era. Quindi questo, diciamo, in qualche modo ci fa capire perché noi indicavamo come autovalori le radici e poliamo caratteristiche. Sempre. Basta interpretare la matrice come matrice da CN in CN. Bene. Adesso. Teorema. Sia A appartenente a CN per n trasposta di A coniugato uguale a ermitiano, c'è una matrice ermitiana. Allora tutti gli autovalori di A sono reali. Inoltre, autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali. Ortogonali nel senso che il prodotto ermitiano canonico tra questi autovettori fa. Allora, supponiamo, dimostrazione, sia AV uguale lambda V, V diverso dal vettore nu. Questo è il lato vettore e questo è il lato. Allora facciamo A, V, scalare V, ermitiano V, scusate. Questo da una parte, anzi mettiamo un po' più in mezzo. A, V, ermitiano V. Questo da una parte è uguale a lambda V, ermitiano V. Perché A, V è uguale a lambda V. Quindi questo è uguale a lambda V è il mediano V, cioè lambda si porta fuori. Adesso, se io voglio scaricare la matrice dall'altra parte, che ci devo mettere qua? Se vi ricordate, avevamo già visto che quando era il prodotto scalare che la dovevo scaricare, devo metterci la trasposta. In questo caso ci devo mettere la trasposta coniugata, perché quando passa dalla parte destra opera anche il coniugato. Però io so che la matrice è ermitiana, quindi la trasposta coniugata di A è uguale ad A, quindi è una matrice che se la sposto da sinistra a destra non cambia niente. Quindi mi viene stavolta V lambda V, e quando mi viene adesso? Lambda coniugato V
questo ho ottenuto l'equazione lambda v ermitiano v uguale a lambda coniugato v ermitiano v, che sarebbe quello che voglio ottenere se potessi togliere v ermitiano v. Lo posso togliere? Sì, perché il prodotto ermitiano canonico è definito così. Quindi v era un vettore non nullo, quindi dividendo per v ermitiano v, questo mi dice che lambda è uguale a lambda. Guardate qua, questo è uguale a questo. Q ermitiano Q è diverso da 0, lo divido, è un numero tra l'altro reale, ma pure se fosse complesso, basta che è diverso da 0. Divido e trovo lambda uguale a lambda con io. Adesso, e questa è la prima parte, adesso supponiamo che a V faccia lambda V. V è sempre diverso da 0, dal vettore nullo. E supponiamo che AV doppio faccia MuV doppio. V doppio è sempre un altro vettore, diverso dal vettore nullo, e MU è diverso da lambda, con autovalori di sti. Quindi questi sono due autovettori relativi a due autovalori distinti. Adesso qua sotto andiamo a fare lambda v ermitiano v doppio. Porto lambda dentro, questo fa lambda v v doppio. A lambda v, lambda v è av, av v doppio. Ma v, siccome è ermitiana, la posso scaricare dall'altra parte. Già l'ho visto che diventa la risposta coniugata, ma la risposta coniugata è sempre lei. Ma questo è v mu v doppio. Mu si porta fuori, però col coniugato. Col coniugato. Scusate un attimo. Sì. In realtà passa pure senza coniugato, perché A è sempre ermi, siamo sempre nelle cose che A si chiama di cermi. Abbiamo appena visto che gli autovalori sono reali. Allora, se sono reali, io ci metto il coniugato, non ce lo metto, è la stessa cosa. Adesso qual è l'unica possibilità che questo sia uguale a questo? No? Lambda e mu sono diversi. Se lambda e mu sono diversi, l'unico modo per fare uscire quelli uguali qual è? È che V scala V doppio deve fare. Se V scala V doppio fosse diverso da 0, divido e troverei lambda uguale mu, che non è possibile. Per ipotesi, lambda è diverso da mu. Scrivo qua, quindi v scalare v doppio è uguale a zero. Vabbè, scusate lo spazio, ma c'era poco spazio, però siamo riusciti a finire lo spazio concesso. Quindi cosa ha dimostrato? La prima cosa ho dimostrato che gli autovalori di una matrice ermitiana sono reali. Gli autovettori relativi ad autovalori diversi, distinti, sono tra di loro ortogonali. È chiaro? Basta. Quello che ho detto l'ultima volta, vi ricordate, c'era ancora qualcosina da dimostrare? Adesso è dimostrato. Quando io vado, allora, in particolare, se la matrice A è reale,
è simmetrica, quindi, perché il mediana per le matrici reali vuol dire simmetrica, gli autovalori sono reali, che anche lì non era scontato perché la matrice era reale, però gli autovalori erano i complessi. Invece se la matrice è simmetrica vengono reali sempre, non solo, ma autovettori relativi ad autovalori distinti devono essere per forza ortogonali. Ah, quindi quando andiamo a diagonalizzare una matrice simmetrica, se vi ricordate, per il lemma di Schur potevo farlo con matrici ortogonali, quindi la matrice rimaneva simmetrica e quindi essendo triangolare ed essendo simmetrica doveva essere diagonale. Sulla diagonale ci stavano tutti i numeri reali. Ok? Perché gli autovalori della matrice sono tutti reali. E questo fatto che abbiamo dimostrato la volta scorsa ci dice che nel caso di una matrice simmetrica non solo quella che va sotto il nome del teorema spettrale, per una matrice, se la matrice è simmetrica gli autovalori sono tutti reali, ma gli autovettori relativi ad autovalori distinti sono tra di loro per forza ortogonali, ma in più esiste una base ortogonale costituita da tutti gli autovettori della matrice, che è di più, no? Perché questo ci diceva che la moltiplicità algebrica coincideva con la moltiplicità geometrica, cosa che in generale non è vera. Se vi ricordate, la matrice, prende la matrice 1 1 0 1 1 1 0 1, come la guardate voi, questa matrice qua non è simmetrica, gli autovalori sono 1 e 1, ma quando la vado a cambiare, quando vado a cambiare base, questa matrice non sarà mai una matrice diagonale. Una delle prime cose che abbiamo dimostrato, perché qualunque cambiamento di base io faccia, se venisse la matrice diagonale dovrebbe venire una matrice identica e quindi doveva essere in partenza uguale alla matrice identica. Va bene. Oh. Adesso cominciamo a fare un po' di esercizi. Però siccome io su algebra lineare sto sprecando tanto tempo e vorrei dire anche altre cose, però ogni cosa che voglio dire la voglio far capire, e però abbiamo pure una parte di applicazione di queste cose all'analisi più propriamente detta, gli esercizi cominceremo a farli applicandoli direttamente alle coniche. Insomma, comincio a parlare un po' di coniche e faccio esercizi, anche perché il quarto dei sei esercizi del compito riguarda le coniche. Ok. Allora, prima di parlare di coniche e fare congruo numero di esercizi, volevo dire ancora un'altra cosa, però non mi ricordo più cosa volevo dire. Ah, ecco, sì, volevo dire questo. Vi ricordate che io vi ho detto chi erano le matrici di rotazione? Chi erano le matrici di rotazione? Chi se lo ricorda? Siamo su Rn, per semplicità, adesso abbiamo fatto questa incursione su Cn, io adesso su Cn non dico quasi più niente, cerco di mantenere le cose più semplici possibile, perché quando abbiamo consolidato quello che sappiamo su Rn, poi eventualmente andiamo a vedere su Cn.
Allora, posso, ecco, una cosa sola posso dire ancora su CN. Le matrici ortogonali la matrice ortogonale N come era fatta? Era trasposto di N per N uguale all'identità, cioè trasposto di N era uguale a N a meno 1. In CN come si generalizzano queste? Si generalizzano alle matrici unitarie, cioè attenzione, non sono ermitiane, non sono simmetriche. Cioè sono le matrici corrispondenti, vi ricordate? Questa è una matrice corrispondente a una base di Gram-Schmidt, no, una base ortonormale. Ora, se è una base ortonormale, quando io faccio la trasposta, allora qua verrà, che ne so, c'è il vettore qua, la prima colonna, qua c'è la trasposta, la prima colonna, scala, la prima colonna, la seconda colonna, eccetera, eccetera. Cosa verrà? Nel caso reale veniva 1, 0, 0, 0, 0. Perché i vettori erano 2, 2, 8, 4. In questo caso qua, vi devo ricordare di mettere il coniugio, se no non è più vero, perché stiamo parlando non più di prodotto scalare canonico, ma del prodotto ermitiano. Quindi se, cioè l'analogo su CN delle matrici ortogonali non sono le matrici ortogonali, ma sono le matrici unitarie, no? Allora, che succedeva? Allora, vi ricordate? Ah, era una matrice simmetrica. Se adesso io metto trasposto di N a N, fate la trasposta, vieni, trasposto di N, trasposto di A, N, cioè trasposto di N a N, perché A è simmetrica. Adesso prendete A ermitiana, che vi ricordo significa trasposto della coniugata di A uguale ad A. Adesso fate trasposto di U a U, poi fate la trasposta e poi fate il coniugato. O fate il coniugato e fate la trasposta, è la stessa cosa. Questo cosa fa? Fa trasposto di U, trasposto di A, trasposto e trasposto di U fa U, e poi devo coniugare, ma il coniugato del prodotto è il prodotto dei coniugati, quindi trasposto di U coniugato, trasposto di A coniugato, U. Scusate un attimo, qua mettiamoci un coniugato, quindi qua c'è il coniugato e quindi qua esce così, e questo è trasposto di U coniugato A, perché la matrice era ermitiana. Quindi vedete, se la matrice era simmetrica e io cambio base con una matrice ortogonale, la mia matrice resta simmetrica. Quindi le matrici ortogonali erano quelle che, cambiando base, mi lasciavano matrici simmetriche e matrici simmetriche, ed erano quelle corrispondenti alle rotazioni. Quando le matrici ortogonali, che determinante potevano avere? O 1 o meno 1. Se il determinante faceva 1 era una matrice di rotazione, se faceva meno 1 era una matrice corrispondente a una rotazione più un ribaltamento. Però la proprietà fondamentale era quella lì, che corrispondeva al fatto di lasciare tutte le matrici simmetriche simmetriche quando operavamo un cambiamento di base. Adesso, se siamo sui complessi e operiamo con prendiamo la matrice ermitiana, cambiamo base,
stavolta cambiamo base, la U a meno 1, cambiando base con una matrice unitaria, U a meno 1 è uguale alla trasposta alla coniugata di U, quindi qua ci mette la trasposta coniugata di U. Proviamo a fare la trasposta coniugata. Io sapevo che era ermitiana prima e vediamo se è ermitiana anche dopo. Faccio prima la trasposta e poi faccio la coniugata. Sapendo che questa era ermitiana, se cambio base con una matrice unitaria, mi rimane ermitiana. Cosa posso dire del determinante di U? Posso dire solo che il suo modulo, stavolta non è come prima, posso dire solo che il suo modulo è uguale a 1, perché una matrice ha determinante uguale a quello della trasposta, quindi sopra determinante della trasposta della coniugata è uguale al determinante della coniugata, ma determinante della coniugata è coniugata del determinante, un determinante è somma di prodotti, quindi qua il coniugato lo posso tirare fuori. Adesso se, adesso se un numero per il suo coniugato fa 1, vuol dire che il suo modulo al quadrato, ma anche il suo modulo senza quadrato, fa 1. Quindi mentre prima le matrici ortogonali avevano determinate 1 o meno 1, stavolta le matrici unitarie hanno determinate un qualunque numero di moduli unitari, quindi un qualunque numero che sta sulla circonferenza unitaria. Ok? Adesso lasciamo le stanci n, se ne dici qua. Vediamo invece su Rn. Su Rn abbiamo detto le matrici che corrispondono a una rotazione rigida conserva gli angoli e quindi conserva le ortogonalità. Quindi la matrice è una matrice sicuramente, la matrice cambiamento di base è sicuramente una matrice ortogonale, però conserva anche l'orientamento della base. Cioè su R3, per esempio, voi avete, cioè, avete due tipi di basi, quelle diciamo ortogonali, quelle corrispondenti alla matrice ortogonale di determinante 1 e quelle corrispondenti alla matrice ortogonale di determinante meno 1. Si chiamano levogiche e destrogiche e levogiche. Ok? Quindi quelle destrogiche le potete, cioè quelle corrispondenti alla normale base, come la mettiamo x, y, z, le potete ottenere dalla base canonica tramite una rotazione. Le altre no, ci fate una rotazione, però poi uno dei vettori lo dovete cambiare di segno. È chiaro? Oh, un'altra cosa che però voglio dire è che le rotazioni, anche solo le rotazioni, le matrici sappiamo che non sono commutative in generale. E le matrici di rotazione? Lasciamo, mettiamo anche solo quelle di rotazione, lasciamo stare i ribaltamenti. Le rotazioni uno si potrebbe ingannare e pensare che siano commutative. Perché? Se le faccio sul piano, le rotazioni mi prendono un punto della circonferenza unitaria e me lo spostano, diciamo, sempre sulla circonferenza unitaria. Allora, se io in questo caso il gruppo delle rotazioni effettivamente è commutativo. Per quale motivo? Perché se io qua vado avanti di θ e poi vado avanti di alfa, o avanti indietro, come vi pare, o prima vado avanti di alfa e poi vado avanti di θ, è la stessa cosa, cioè alfa più θ uguale a θ più alfa. Ok? Tuttavia, già se faccio le rotazioni in R3, cioè le matrici ortogonali nelle rete, mi ha non è più vero. Pensate adesso una rotazione su R3, cosa fa? Se voi prendete i punti della superficie sferica unitaria, li questi hanno tutti quanti distanza dal centro pari a 1, quindi li manda in quei punti là. Se io li ruoto semplicemente rispetto alla faccio ruotare rispetto al allora io i punti qua identifico 6 punti che sono questo lo chiamo A,
il punto dove sto. Questo lo chiamo z, il punto antipodale rispetto a dove sto. Poi questo punto qua rispetto a me sta a nord, questo punto qua rispetto a me sta a, a ovest, questo punto qua rispetto a me sta a est, questo punto qua rispetto a me sta a sud. Allora, supponete di fare una prima rotazione sull'asse nord-sud di 90 gradi in senso antiorario. Allora che cosa succede? A va a finire in est. Quindi, la prima rotazione A va a finire in est. E poi supponete di fare una rotazione sull'asse AZ di 90 gradi in questo senso. Allora questo est va a finire in nord. Quindi questa è una rotazione 90 gradi, diciamo pi greco mezzi, attorno a nord-sud, attorno al segmento nord-sud. Faccio ruotare di 90 gradi attorno al segmento nord. Questa qua invece faccio ruotare di 90 gradi, poi è chiaro qual è il verso di rotazione, perché altrimenti se ruotavo nell'altro senso andava a finire in ovest. Adesso faccio ruotare di 90 gradi attorno ad AZ. Allora, se faccio ruotare attorno a Z, est va a finire in nord. Così. Allora, vedete, se lo faccio una presso all'altra, prima A va in est e poi est va in nord. Allora, facciamole al contrario. Se faccio ruotare A rimane in A, perché sto ruotando attorno a Z, quindi A rimane in A. E poi se faccio ruotare A e poi va in est. Diciamo questa chiamiamola sigma e questa chiamiamola phi. Adesso facciamo prima sigma, poi fi. Quindi, come vedete, l'effetto delle due rotazioni sui punti è diverso. Se effettuando le rotazioni in un certo ordine A andava a finire alla fine in nord, prima andava in est e poi andava in nord, stavolta prima rimane in A e poi va in est. Quindi, chiaro? Poi lo faccio vedere con la matrice. Ok. Anzi, lo vediamo subito con la matrice. Però questa cosa è importante. Le matrici in generale non commutano. Mo' ripeto una cosa che ho detto, forse ho detto anche a voi, ho detto sicuramente in corso di analisi. Non tutto commuta. Gli effetti interessanti si ottengono quando le cose non commutano. No? Prendete le operazioni che fate banalmente la mattina, metto le mutande, metto i pantaloni, commutate, vedete se l'effetto è lo stesso. Andate in giro dopo aver fatto il contrario e vediamo che succede. Oppure, come diceva, mi pare Tullio Reggio, insomma era un fisico, sì. Cioè c'ho una colonna davanti, faccio un basso a sinistra, un basso davanti, tutto a posto. Ora provate a fare un passo davanti, boom! Sbatto davanti alla colonna e il passo a sinistra lo faccio qui. Quindi dipende dall'ordine, tante operazioni dipendono dall'ordine in cui si fa. Anche una banale rotazione, se sono rotazioni sul piano, funziona. Se sono rotazioni nello spazio, per capirci, adesso facciamo le rotazioni del piano. Quali sono le matrici di rotazione del piano? Una matrice di rotazione del piano, abbiamo detto, cosen teta è
sen teta, qua ci metto meno, qua ci metto sen teta cosen teta. Ah, il meno potete metterlo qua o qua. Con questa ortonormale che significava? Significava che se uno è cosen teta l'altro deve essere sen teta, perché il vettore deve essere di norma 1, più o meno, non è che cambi qua. Oh, l'altra deve essere ortogonale. Quindi come si fa l'ortogonale? Scambiando e cambiando di segno a 1. Mo prendete questa, cambiate e cambiate di segno. Se cambio di segno qua il determinante fa 1, se cambio di segno all'altra parte il determinante fa meno 1, quindi scegliamo quella che ha determinante 1. Quindi queste radici di rotazione sono fatte tutte così. Ripeto, il seno di teta è, anzi mettetelo qua più, perché così adesso questa cosa corrisponde? Se voi prendete il vettore 1, 0, questo diventa cosen teta, sen teta. Quindi se voi prendete il vettore 0, 1, questo diventa meno sen teta, cosen teta. Quindi state ruotando di teta in senso anti. Ora, la base canonica, sì, la state ruotando di teta in senso anti-orario. Questo va qua e questo va qua. Questo viene cos teta sen teta. Se ci mettete 0,1 viene meno sen teta cos teta, che è questo vettore qua. Ok? Bene. Adesso quindi questa matrice qua corrisponde alla rotazione di teta, diciamo, radianti in senso antiorario di qualunque vettore. Agisce così sui vettori della base, su tutti e due i vettori della base canonica, quindi agisce così su tutti i vettori. Adesso prendiamo due matrici di questo tipo. Facciamo cosen teta, sen teta, meno sen teta, cosen teta. Poi facciamo cosen alfa, sen alfa, meno sen alfa, cosen alfa. E facciamo il prodotto di Cavertoni. Coseno coseno meno seno seno, se vi ricordate l'avevamo già fatto, viene coseno di teta più alfa. Il secondo viene coseno seno. Viene seno di teta più alfa. Poi viene meno seno di teta più alfa e infine meno seno seno più coseno coseno viene un'altra volta coseno di teta più alfa. Quindi come vedete torna, perché io ho ruotato di teta gradi, oppure prima di alfa gradi in senso antiorario, poi di teta gradi sempre in senso antiorario, alla fine ruoto di alfa più teta in senso antiorario. Ora c'è bisogno, se scambio le matrici, c'è bisogno di verificare che avviene la stessa cosa? No, perché se scambio le matrici è come scambiare qua alfa e teta. Allora, qua cosa mi verrà? Invece di teta più alfa, verrà alfa più teta. Ma sempre verrà coseno di teta più alfa, coseno di alfa più teta, la stessa cosa. E la stessa cosa vale per le altre tre posizioni. Quindi, in R2, le rotazioni commutano. Le rotazioni attorno all'origine, stiamo parlando di rotazioni attorno allo stesso centro. Adesso andiamo a vedere in R3. In R3 mettiamo che questo era l'asse X. Che qua si mette l'asse X, qua si mette l'asse Y e qua si mette l'asse Z. Allora, l'asse, il vettore della, il primo vettore della base canonica deve andare a finire nel secondo. Quindi che voleva dire
qua ci devo mettere 0, 1, 0. Perché vi ricordate nella matrice l'immagine, le coordinate dell'immagine stavano sulla prima colonna. Quindi se l'immagine di 1, 0, 0 deve essere il secondo vettore della base canonica, le coordinate del secondo vettore della base canonica sono 0, 1, 0. Ah, il secondo vettore della base canonica, se io ruoto di 90 gradi così, dove va a finire? In meno il primo vettore della base canonica, quindi qua mi viene meno 1, 0, 0. Ah, e qua mi viene 0, 0, 1. È una matrice ortogonale? Beh, come si fa il determinante? Il determinante viene 1 per il determinante di questo, il determinante di questo viene 0, meno meno 1 fa 1, 1 per 1 fa 1. Questa è una matrice ortogonale. E l'altra matrice qual è? L'altra matrice adesso io voglio ruotare attorno a questo qui, quindi il primo vettore della base canonica lo lascio stare, quindi qua è 1, 0, 0. Questa è una matrice ortogonale, non è simmetrica, non ho mai detto che una matrice ortogonale sia simmetrica. Ortogonale è una cosa, simmetrica è un'altra cosa, unitaria è una cosa, ermitiana è un'altra cosa, ma distinto fortemente. Adesso ruotiamo attorno all'asse AZ. Allora, A rimane il vettore, il primo vettore della base canonica rimane qua. Poi il secondo deve andare a finire il terzo, quindi cosa significa? E qua deve venire 0, 0, 1. Ma il terzo allora andrà a finire in meno il secondo, quindi abbiamo questa così. Adesso facciamo il prodotto riga per po'. Allora, la prima viene l'opposto, poi la seconda viene così e la terza viene così. Vedete? Fate il prodotto riga per colonne, viene così. Adesso fate il contrario. Adesso qua mi viene 0, meno 1, 0, qua mi viene 0, 0, meno 1 e qua mi viene 1, 0, 0. Come vedete, questa matrice la chiamate A, questa matrice la chiamate B, quest'altra matrice la chiamate B, questa è B, questa la chiamate B, tutta la matrice. Come vedete, A per B è diverso da B per A. Andiamo a A. A per B è diverso da B per A. Quindi sono due rotazioni che non commutano. No? Questo è il motivo per cui fare il cubo di Rubik è interessante. Quando fate il cubo di Rubik, diciamo, avete tutta una serie di operazioni che potete fare sul cubo che non sono commutate. E questo rende interessante il gioco. Bene. Allora. Vabbè, 2 minuti di pausa.